Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su LEGO DC Super Villains. Bentornati ragazzi su questo titolo. Nello scorso episodio finalmente abbiamo sconfitto definitivamente il sindacato del crimine e l'abbiamo rispedito a casa sua. Oggi ragazzi sono qui insieme a Batman perché forse dovremo affrontare un nemico che non avevamo ancora incontrato fino ad ora. E poi dobbiamo condurre delle analisi sulla scatoletta che aveva tra le mani Harley Quinn. Adesso ragazzi direi di proseguire la nostra avventura e ci rivediamo non appena inizierà un nuovo livello. Va bene ragazzi, eccoci qua. C'è un problema con l'audio, mi sa. Sì, lo sapevo. Bravissimo, l'hai sistemato. Ci avevamo visto giusto. Il sindacato della sporcizia adesso non c'è più. È andato tutto come doveva andare e la giustizia ha trionfato. Guardate Lois com'è contenta. Adesso che la Justice League è tornata, Darkseid e il suo pianeta se ne torneranno da dove sono venuti. Sappiamo cosa sta cercando, è solo una questione di tempo. Ma lui non è molto più potente del sindacato del crimine? Batman non è per niente spaventato all'idea di affrontarlo e non ha nemmeno alcun superpotere. Bene. Digli che l'ho detto. Però ha un sacco di gadget costosi. Sta attento! Aia. Eccolo qua. Mi sa che è un tipo tosto. Brava Harley. Ci sono tutti quanti, anche i polli. Sono venuti a darci una mano anche i polli. Ora sono distratti. Ti porterò io al sicuro. Ah, è vero. Perché abbiamo assorbito il potere della scatola madre. L'azione dell'antivita è sparita. Fai finta di niente. Ce l'hai tu. Seguiteli. Aiuto ragazzi. Su, entrate. Mamma mia che potenza. Vai Wonder Woman. Ok, dovremmo essere al sicuro, eh. Dalle calcagna non sarà affatto facile. Ehi, chi ha invitato questa mezza calzetta? Oh, cosa è stato? L'ascensore è bloccato. Che tempismo. Vai. Perfetto. Apriamo tutto. Dobbiamo uscire da qui. Forse il nostro nuovo amico può aiutarci con i suoi poteri. Ci penso io, ragazzi, ci penso io. Tanto ho metà dei poteri di tutta la squadra. No, mi serve l'altro. Ho troppi superpoteri. Allora, devo piazzarmi da questa parte qua. Ok, perfetto. Oh no. Oh, 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 oh. Mi sa che quell'ascensore lì va giù. Mi sa che va giù. Venite fuori. Ecco, gli altri sono cascati giù. Te pareva. Nessun problema, per gente esperta come il sottoscritto. Ehi, che succede? Ci sono due nemici. Non ci starete abbandonando, vero? No, ragazzi, no. State tranquilli. Dobbiamo occuparci di ospiti inaspettati. Allora, dobbiamo diventare invisibili. Ce l'abbiamo fatta. Allora, posso arrampicarmi. E siamo arrivati in cima. Meno male che siamo riusciti a convincere anche questo personaggio a unirsi a noi. Allora, apri questa porta. E mi sa che qui c'è da costruire qualcosina. Infatti ci ho visto giusto. Dai che vi tiriamo su. Una bella calamita e via. Eccoli. Però ora tutti fuori. Ok, cerchiamo di non dividerci ancora. Non possiamo rischiare di perdere il nostro super amico.
In realtà, sembra che il nostro amico non abbia battuto ciglio un attimo fa. Sono troppo forte. Potiamo un po' di piante. Altri guai in vista. Pensi che ce la faremo? Certo, io di sicuro. Andiamo. Sì, detto fatto. Allora, qui mi sa che ci serve di nuovo Red Star. Guardate che bellino che è con De Piccolino. Se riesco a selezionarlo, magari. Oh. Ah, dovevamo soltanto aprire la porta, non dovevamo scioglierla. C'è un po' di gente, eh? Cosa ne dite? No, attenzione. Allora, facciamo eliminare questi cattivi. Ok, ce n'è ancora uno. Bravo Red Star, non picchiarmi Robin però. Vediamo come caspita possiamo utilizzare la pianta. Allora, così ci permette di andare da quella parte. Invece così praticamente la trasformiamo in un ventilatore. Vedete? Voilà. Anzi, non in un ventilatore, in un idrante. Mazza che macchinina. Ah, possiamo prenderla anche. No, non ci serve lui, ci serve Deathstroke. Allora, proviamo a sparare a quel bersaglio. Sì, perfetto. Porta sbloccata. Allora, Cyborg, datti da fare. Visto che sei anche l'unico che può raggiungere questo pulsante. Sta per cadere qualcosa sulla macchina. Appena detto. Allora, voglio recuperare tutte quelle monetine, se me le fanno recuperare. Ci sono anche dei ninja che sono venuti a darci una mano. E qui stiamo costruendo un'altra piattaforma. Ah, ecco perché sono venuti a darci una mano. Tutti con me, ragazzi. Tutti con me. Qui c'è qualcosa. A parte le panchine, per il resto non c'è nient'altro da sbloccare. Allora, venite tutti qua. Io? Usarlo? Sono bravo, è vero, ma anch'io ho dei limiti. Dai, su. Create una bella scala, così posso salire. E siamo sopra. Allora, il pulsante è già stato schiacciato. Questo dobbiamo romperlo. E c'è qualcos'altro da costruire anche qua. No, 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 non scivolar giù. Cosa caspita è un martello? Ah, ok. Ecco perché. Cyborg, prego, tocca a lei. Allora, dobbiamo ricostruire il simbolo di Batman. Perfetto. Enigma risolto. Ah, un'altra porta nascosta dietro a dei libri. Ah, ma c'era qualcosa lì. Weyla. Che macchinina! Bene, questo possiamo usarlo per spegnere gli incendi. Scendiamo. Weyla!
a tutta velocità. È vero, c'era anche Robin. Ci eravamo dimenticati di Robin. Allora, spegniamo tutti gli incendi. Più che altro perché ci sono dei materiali che ci potranno tornare molto utili. Andiamo, gente, via da qui! Non è sicuro! Io non mi tratterrei qui se fossi in te. Voilà! Bel lavoro, ragazzi! Grazie! Punti extra per tutti! Chi sta arrivando? Weyla! No, mi hanno catturato! Batman, hanno la recluta! Batman, è bello riaverti con noi. Se la recluta finisse nelle mani di Darkseid, sarebbe un bel guaio. Un guaio sarebbe anche poco. Dovremmo fare qualcosa al riguardo. Tieni il passo tu. Black Cat è andata. Sono riusciti a prenderci, eh. Allora, dobbiamo salvare la recluta. Non lasceremo che ci sfugga. Non ne avevo la minima intenzione. Attenzione. Creature miserabili, non mi prenderete mai. Lo dici tu? Dai, Batman. Oh, finalmente è sceso anche lui. Vieni qui, affrontaci. Vediamo come ve la cavate con i miei animaletti. Questa situazione non mi piace. Catwoman, sta attenta. Spero vi piaccia. Attenzione. Oh oh, non penso li abbia trovati in un negozio di animali. Dai, dobbiamo farli fuori. Mi hanno dato la scossa. Non crediate che essere sopravvissuti finora significa che avete qualche speranza di vincere! Non so come affrontarlo, quell'animale. Ah, questo forse dobbiamo romperlo. Forse però potranno tornarci utili in qualche modo, Batman. Stavo pensando. Vediamo un attimo. La stessa cosa. Proviamo ad aizzare. Un osso! Il loro padrone. Vieni qua. Preso. Da questa parte non c'è niente, eh? Perfetto. Cosa l'ha fatto cadere. Vieni qua. Aia, è molto forte. È molto forte. Caspita, Black Cat è andata KO in 4 secondi. Picchialo, Batman, picchialo! Perché godermi solo io questo scontro? Servi, prendeteli! No, no, non prendeteci. Vieni qua. Mi spari. Vieni qua. Sapete contro chi vi siete messi? Bravissimo. Dobbiamo abbattere anche l'altro. Ok, eliminato. Ah, è risalito da quella parte e dobbiamo fare in modo che il cane lo attacchi. Il cane meccanico. Io combatto per conto dell'onnipotente Darkseid. Voi invece rappresentate l'insignificante. È partito, è partito.
Picchiamolo, picchiamolo. Razza di... No, che peccato. Dai che non è invincibile. Via, 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 via. È molto forse forte. Da questo punto di vista di utile, non c'è ombra di dubbio. Possiamo costruire qualcos'altro. Cos'è quest'affare? Essere sfidato da gentaglia come voi è un vero insulto. Caspita. Ah, abbiamo richiamato la... Sempre bene essere preparato. Bat Navicella. Così. Questo non dovevate farlo. Fa male. Dai, 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 che lo eliminiamo così. Guarda come scappa via. Dai, che non gli rimane più molto. Ancora un colpo. Ok, ce l'abbiamo fatta forse. Bravo Batman. Però dov'è la recluta? No, l'ha presa Darkseid. Tu non hai con te l'equazione. Dove caspita siamo finiti? Tu sei l'equazione dell'antivita. Oh oh. Oh oh. Stiamo precipitando, Superman. Ci avrà salvati Superman, no? Luthor. 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 Per caso vuole che abbia un treno da prendere. Perché è venuto a salvarci? Sono leggermente scioccato. La sorpresa di Steppenwolf. Ok ragazzi, solito filmato post livello, non mi aspettavo intervenisse Luthor. Cosa? Per questo Darkseid ha rapito la recluta? La recluta è il tassello dell'equazione dell'antivita. Se lui mette le mani sull'equazione, questa volta sarà la fine per l'intero universo. Niente male, Luthor. Io non avrei saputo fare di meglio. Arrivano i complimenti da qualcuno Superman. Qualcuno doveva prendere le redini quando eri via. Ero vicino al punto di liberare questo mondo da tutti i criminali. È così. A tal proposito, ma in effetti abbiamo un conto in sospeso. Se al mio posto non avrebbe fatto lo stesso. Batman, no, Superman. Loro. Sì, immagino di sì. Già, non ha tutti i torti. Se Darkseid torna su Apocalypse, potrò usare il generatore di Boomdotti alla LexCorp per raggiungerlo. Così eviteremmo molte delle guardie. Ci puoi riuscire? Sono Lex Luthor. Certo che ci posso riuscire. Sì, ma c'è da fidarsi? Agiamo in fretta e recuperiamo la recluta. Rispedire indietro Apocalypse non servirà se Darkseid completa l'equazione dell'antivita. Giusto. Spero di poterli raggiungere in tempo. Ok ragazzi, incredibile. Superman e Lex Luthor che collaborano insieme. Pazzesco. Va bene, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Lego DC Super Villains qua. Gran bel episodio. Non vedo l'ora di vedere come finirà la campagna single player del gioco. Penso non manchi più molto. Come sempre ragazzi però, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Lego DC Super Villains. Alla prossima ragazzi!